capita spesso di essere triste? Prova ad immaginare un hamburger di alta qualità con ingredienti selezionati. La tua birra preferita è una buona dose di musica dal vivo. Un sogno? No! A Torricella Verzate tutto questo è realtà. Vivi l'esperienza. Il nuovo Beer Pub aspetta te e i tuoi amici in via Emilia 2. Attenzione a lasciare la macchina in doppia fila, si rischia l'incriminazione per violenza privata. Il giudice per le indagini preliminari, Nicola Aiello, ha ordinato l'imputazione coatta per Francesco D'Amico. È stato quest'ultimo a parcheggiare nel 2012 la macchina in doppia fila in via Leonardo da Vinci a Palermo per andare dal barbiere. Secondo una sentenza della Cassazione, infatti, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e azione. Cosa ne pensa? Giusta l'incriminazione per violenza privata oppure no? Per me è giusto, perché se mi toglie una libertà è giusto, poi se c'è la necessità, che può essere una cosa grave, se ne può parlare, per andare dal parrucchiere metti la macchina a posto, scusa, cioè, poi è una cosa proprio di vita o di morte, vabbè, allora su quello se ne può discorrere, ma su quelle cose lì è giustissima, anzi la patente la si butta via, non gli si dà più a queste persone qua. Adesso violenza privata, però se provoca danni devi pagare, secondo me. A lei capita mai di parcheggiare in doppia fila? Ma guarda, per cagate no, se per caso per un attimo, per una cosa farmacia o che, può capitare, ma la vedo, non, cerco di non, comunque non bloccare, anche se c'è un passo, se, anche se non c'è il cartello, la macchina non ce la metto, o se la metto la vedo lì, se c'è qualcosa la sposto subito, cioè questo sta nella cognizione, non è che non devi mai lasciarla, se sono qua che ti guardo, se la devi spostare te la sposto. Però un altro conto è entrare dal parrucchiere, andar via e lasciargli la macchina due ore, no. Secondo me hanno esagerato. Come mai? Ma non lo so, è una mia idea così, non lo so. Se lei dovesse ritrovarsi in un qualche modo intrappolato perché qualcuno ha parcheggiato in doppia fila, come reagirebbe? Ma è un accidente, però aspetto. Aspetta. Perché tutte lo fanno. Beh, potrebbe essere una sentenza anche un po' esagerata, però può essere anche giusta, perché se c'è un malato o qualcheduno che bisogna uscire per forza da quel posto e non si riesce, beh, può essere pericoloso anche per gli altri. Però è sempre un problema parcheggiare a doppia fila, non è giusto. Non è giusto. Basta trovare dei posti che a pagamento o meno. A lei è mai capitato di parcheggiare in doppia fila? No. Quindi rispetta il codice della strada e le regole. Beh, va bene, in percentuale sì, molto, molto alte, però per quanto riguarda il parcheggio no, sicuramente non ho mai parcheggiato in doppia fila. Porta la tua azienda in questo video. Jab TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.